siamo i due bomber del freestyle. E quest'oggi, bomber, siamo qua con il tutorial del power shot, nonché tirare forte. Sì. Con lo smartball. Grazie a questo pallone, ragazzi, riusciremo a vedere molti, molti dettagli. Sì, riusciremo a valutare la forza e il punto di contatto. Quindi, Zapigno, sei pronto? Andiamo di! Come on! Vai! Ok, bombers, andiamo a vedere subito il primo tiro. Abbiamo posizionato lo smartball al centrocampo e andiamo a testare il primo tiro. Vediamo quanto facciamo. Ok, vediamo che adesso Zapigno si sta preparando, prendendo i primi passi dal pallone. Sono all'incirca 3 e mezzo. Divaricamento delle gambe, concentrazione e il primo passo è di sinistro. Cannonata, non male, sotto la traversa, e vediamo quant'è. Devo dire che è abbastanza. Sta caricando. Ok, velocità 85 km orari, rotazione 101. L'ho colpita leggermente più bassa. Devo cercare di migliorare, secondo me, la posizione di impatto. Sì, leggermente un po' più in alto, in modo da tirare di collo centrale. Esatto, e poi vediamo che lei è agganciata nel laterale, ok. Quindi diciamo meno giro, meno più giro, collo. Più collo, più di potenza. Quindi 85 km orari, segniamocelo e vediamo se Zapigno in 3 tiri migliorerà. Cerchiamo di superare i 100, dai. Ok, vediamo dopo il posizionamento del pallone. Zapigno prende una rinforza di 4 passi, quindi mezzo in più di prima. Cerchiamo di inarcare un po' di più il collo, il corpo del piede e poi il collo. E c'è la rete. Vediamo adesso. Zapigno. Oggi ti sono tipo da coach. Bene, Diego, bravo, così. 102 km orari e 53 di rotazione. Vediamo che l'hai colpita sempre più o meno nella parte di prima. Però un pochettino più. Come vediamo, la minor rotazione del pallone ci ha aiutato con una bella velocità, 102 km orari. Comunque è vero che colpirla in mezzo di collo pieno dai più potenza al pallone, devo dire. Adesso cerchiamo di colpirla ancora un po' più su e magari forse mettere il piede d'appoggio di fianco al pallone un po' più avanti. Forse riusciamo a dare più. Proviamo. Potenza. Vediamo. Andiamo. Ok, vediamo Zapigno che posiziona il pallone per l'ultimo tiro. Vediamo con lo smartball cosa riuscirà a fare. Ricordiamo che ha fatto 102 km orari. Troviamo una rincorsa di 4 passi e mezzo, quindi un pelino più lunga. Innalzamento del corpo e tiro. Questo è buono, questo è buono. Buona, grande Zapigno. Vediamo un po'. Quasi peccato. 96 km orari e 97 di rotazione. Ragazzi, però da questo punto è un dato molto importante, perché grazie alla rotazione che è aumentata siamo riusciti a tirare meno forte. Quindi il nostro consiglio è di cercare di avere meno rotazione possibile al pallone, quindi diciamo quasi un tiro alla CR7, quindi pallone fermo. Così aiuterà la velocità ad essere molto molto più potente. Incrementa più potenza. Complimenti, 102 km orari, sei peggio di Ibra tra poco. Vabbè, vai, mi manca ancora un po'. Adesso scambiamo i ruoli, Zapigno sarà il coach e io mi riscaldo, vai. Ok, bombe, primo tiro. Ok, vediamo la rincorsa di Ginno. Scavetta un po' l'erba di fronte al pallone, rincorsa di 4 passi, gambe leggermente divaricate, concentrazione, corsa sulle punte, impatto col pallone di collo pieno. Andiamo a vedere subito i risultati. 93 km orari e 115 giro. Diciamo che potresti fare meglio, tenerci basso con la rotazione e tentare di colpirla proprio centralmente. Tu sei stato leggermente sulla sinistra, magari leggermente più centrale, meno rotazione e aumentiamo di velocità. Ok, proviamoci. Ok, vediamo di nuovo. Virginio appiattisce l'erba di fronte al pallone. Questo è un segreto per colpirla di collo pieno. 5 passi rispetto al pallone, rincorsa, camminata sulle punte, collo pieno, crossbar. Ragazzi, se questo gira una crossbar io ho già vinto. 2 crossbar su 2, attenzione. Abbiamo migliorato, nonostante la rotazione dei giri è rimasta alta, abbiamo migliorato la potenza. Questo vuol dire che più prendiamo rincorsa e più potenza tiriamo, nonostante la rotazione comunque è rimasta sempre sui 110-120. Notiamo comunque che l'hai colpita sempre leggermente sulla sinistra. Prova a colpire centralmente e magari tenere il corpo leggermente più abbassato al momento dell'impatto. È sempre stata comunque una rotazione dei giri veramente molto alta. Vabbè, terzo tiro. Cerchiamo di avere adesso questa rincorsa bella, bella potente. Andiamo. Sì, il consiglio che gli possiamo dare a Diginio è al momento dell'impatto tenere il corpo leggermente piegato verso il pallone.
In questo modo il pallone non si alza. Vediamo, rinforzo sempre di 5 passi, respiro, corsa sulle punte, corpo leggermente in avanti e l'effetto del pallone è sceso come abbiamo visto tutti qua. Andiamo a vedere subito i dati. Un po' di rotazione ancora in più mi sa questo, che ha avuto la discesa molto veloce. Però c'è stata una bella traiettoria perché il pallone è sceso. Secondo me qua hai superato i 100 km orari. Vediamo. Ci siamo avvicinati. Sempre 99 km orari, però infatti come immaginavo la rotazione era più alta perché l'ho presa leggermente più bassa. Sì, però centralmente. Questo qua è proprio il classico tiro alla CR7, proprio sì. Si può vedere, classica foglia morta. Andiamo a vedere un po' magari qualche dettaglio, infatti il tiro è stato proprio dritto per dritto. La rotazione era in avanti, quindi giustamente c'è stato questo effetto a scendere. Però sono contento, io mi sento soddisfatto. 99 km orari, so che posso migliorare, quindi da quest'oggi parte sicuramente una sfida perché io mi migliorerò e tu migliorerai. Io cercherò di migliorare la potenza. E vedremo poi chi vincerà e chi tirerà più forte. Dai, allora ti aspetto. Con me.